Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, benvenuti sul mio canale YouTube. Sono in compagnia di Sandro Presta, noto fotoriparatore della Riviera di Levante, però in grado ovviamente di riparare dalla vetta d'Italia fino all'innevato Etna attuale, ovviamente, specializzato in riparazioni di fotocamere medio formato. Chi mi conosce ha già visto che abbiamo già fatto un mese fa un primo video su come si ripara, ma soprattutto come si esegue la corretta manutenzione di una Rolleiflex, perché vi ricordo che indipendentemente dal numero di scatti e dal numero di pellicole che fate con la vostra Rolleiflex, di default ogni 5 anni la macchina ha bisogno della manutenzione. Per capire che cos'è, guardatevi il video di prima. Oggi ci troviamo in questa seconda puntata, che non sarà l'ultima, per parlare di un altro brand medio formato e di un'altra persona. La volta precedente, il video sul mio canale YouTube, abbiamo parlato di Rolleiflex, di come vengono riparate le Rolleiflex, abbiamo parlato della manutenzione quinquennale che non solo Sandro Presta, ma gli stessi Frank Haidee che suggerivano per qualunque Rolleiflex prodotta per quanto riguarda ingrassaggi, lubrificazioni e collimazioni. Oggi parliamo nuovamente di un altro grande brand nel mondo del medio formato, e cioè di Victor von Hasselblad, quell'uomo che possiamo dire ha ereditato da un punto di vista spirituale quello che avevano lanciato Frank Haidee quando inaugurarono la loro fabbrica per creare una fotocamera, l'Hasselblad, nuovamente medio formato, che a differenza di Rolleiflex ha vantaggi vari, tra cui la possibilità di cambiare gli obiettivi e la possibilità di cambiare i magazzini in mid-roll change. Hasselblad, come Rolleiflex ovviamente, ha bisogno a volte di essere o riparata o di subire una corretta manutenzione, e per questo appunto oggi Sandro Presta ci spiegherà come si fa. Ma prima di questo, e adesso finalmente per voi soprattutto, lascio la parola a Sandro Presta, perché prima di farvi vedere dal vivo come si fa una corretta manutenzione a un corpo Hasselblad, vedere, diciamo, a volo d'aquila quali sono i body attualmente non in produzione ma in commercio usati, e Sandro Presta vi aiuterà una piccola guida alla scelta della corpo macchina migliore, a prescindere dall'obiettivo, a prescindere dal magazzino. Buona visione a tutti, dal vostro come sempre affezionatissimo, iridescente, senescente e come sempre monocromatico, Gerardo Bonomo, Valdaim, e la parola a Sandro Presta. Iniziamo dalla prima macchina prodotta da Hasselblad, 1600F, prodotte tra il 48 e il 57. Queste tra il 48 e il 53. Queste sono macchine da non comprare. Hanno un interesse collezionistico, però è una macchina che ha un sacco di problemi. Perché la meccanica di questa macchina è stata studiata alla fine degli anni 40, quando l'Hasselblad, ereditando il progetto della Ross fotocamera aerea, decise di mettere in produzione la prima fotocamera, e fu una fotocamera a tendine sul piano focale. Okay. Questa è una macchina che, per quanto possa essere storica e quindi interessante dal punto di vista collezionistico, è molto difficile riuscire a farla funzionare correttamente, per via del fatto che l'usura dei meccanismi la rende oggi sostanzialmente irreparabile. Ok, irreparabile. Irreparabile. Succede che si rompono i meccanismi... Irriparabile. Irriparabile o irreparabile. O irreparabile. A sua scelta. Ok. Si rompono dei pezzettini di arresto della ruota dei tempi e la macchina smette di funzionare. Quindi, questa è la 1000F. La 1000F. Allora, comprare a scopo collezionistico, non per usarlo. Tu comunque riesci a metterci le mani? A volte sì. Ma ecco, sì. Quindi a volte i problemi possono essere così gravosi da non essere risolvibili da Sandro Presta.
La 1600 non si trova perché Hasselblad le buttò a mare. C'è la leggenda sulla sua biografia, è scritto: fu preso così tanto dal nervoso perché la 1600, che è una macchina precedente, era peggio riuscita di questa. Ok. Ebbe un sacco di problemi di ritorni in manutenzione per e quindi le buttò a mare. Sì, una volta fatta questa, buttò tutte le 1600. Hasselblad non aveva l'azienda in Umbria che non è bagnata dal mare. Ok, perfetto. Allora, quindi questa cosa mettiamo via. La mettiamo via. Ah, ma mettiamola così sì, anche per in modo che la gente non si. Ecco, la mettiamo proprio via qua. Via. Via. Andiamo al 1957. 1957. Viene presentata la 500C. A 500C. New York, macchina di grandissimo successo commerciale. Okay. La 500C fu prodotta dal 57 fino al 70. Okay. Poi subì una prima modifica diventando 500CM. La modifica consiste nel fatto che... No, fermiamoci alla C. Sì. Che differenze c'è tra la 1000F e la C? È una macchina completamente diversa. La 1000F ha le tendine sul piano focale. La 1000F ha le tendine sul piano focale, la 500C non ha le tendine sul piano focale perché l'otturatore è dentro l'obiettivo. Ok, perfetto. Questa era fondamentale. È una macchina che usa obiettivi con un otturatore centrale. La 500C è una macchina da te riparabilissima, è una macchina sulla quale tu puoi fare una perfetta manutenzione. Assolutamente. Anche qui, sempre quinquennale? Direi di sì. Sta lineamente con quinquennale, perfetto. Quindi ne ha bisogno come Rolleiflex. Ed è una macchina che accetta tutti gli obiettivi Zeiss della serie V, C e CF. Okay. Non è compatibile con gli accessori e gli obiettivi della 1000F, che è una macchina con un innesto totalmente differente. I magazzini accetta qualunque magazzini tipo di magazzino. Tutti compatibili tra loro, tranne quelli della 1000F. Tranne quelli della 1000F. Quindi la 500C è una macchina acquistabile. Acquistabile. Ok. Nel 70 venne messa in commercio la 500CM, che sostanzialmente è identica alla 500C, tranne per il fatto che lo schermo di messa a fuoco è sostituibile dall'utente e quindi può essere cambiato con un altro tipo di schermo di messa a fuoco a piacimento. Quindi mentre invece sulla C non è fisso. Sì, lo puoi svitare però, mi sembra. Sì, ma non ci sono schermi di ricambio. Ok, quindi qua puoi cambiare, sulla CM puoi cambiare lo schermo di messa scegliere, a fuoco. E scegliere addirittura il pregiatissimo acute matte, che è un obiettivo molto luminoso, molto nitido. Altre differenze? C'è da dire una cosa, è possibile montare l'acute matte anche su una 500C. Ma tu puoi montare. Ma va fatto in laboratorio. Quindi Sandro Presto lo può fare, e voi non lo potete fare. E per inciso, una 500C con l'acute matte è assolutamente identica a una 500CM, anche perché l'acute matte è un punto di arrivo. Una volta che hai montato quello, non c'è più bisogno di cambiarlo con nessun altro tipo di schermo. Ecco, domanda proprio breve. L'acute matte non ha né i microprismi né il telemetro a margine spezzata? No, ci sono diverse versioni di acute matte. Ah, ok. C'è la versione tutta liscio, c'è la versione con il reticolo, c'è la versione con lo stigmometro, c'è la versione con il microprismi. Stigmometro sarebbe telemetro a margine spezzata. Telemetro a margine spezzata. Ah, a 180 a 45? È orizzontale, però lo schermo è quadrato e quindi eventualmente può essere girato e piazzato in verticale. Ma non c'è con la versione obliquo, almeno non ricordo di aver mai visto catalogo. Benissimo. Quindi questa è la C, quindi questa è la macchina che tu suggerisci di acquistare. E c'è da fare una considerazione sulle date di produzione. Facciamo una considerazione sulle date. La 500 date. CM è stata prodotta dal 1970. Scusa, quindi siamo passati alla CM adesso. Sì. Ma vale anche per la C. Ma dov'è la C e dov'è la CM? Io ho questa è una C, ma in realtà è già una CM. Perché la C, prodotta fino al 1970, poi vide arrivare nel 70 la possibilità di montare lo schermo di messa a fuoco. Quindi tu hai trasformato come l'apprendista stregone in fantasia Topolino. È una rarità. Ah, è una rarità. Verso il 1970-71 l'Hasselblad introdusse la modifica dello schermo di messa a fuoco sostituibile, ma continuò a siglare le macchine 500C. Okay. In realtà erano già delle CM. Poi dopo introdussero la differenziazione, il barra M, per far capire all'utenza che era una macchina migliorata. Ok, quella è una macchina che tu suggerisci. Ecco, stavi dicendo facciamo attenzione alle date. Facciamo attenzione alle date. Quindi facciamo 500C non si può sbagliare, prodotta da 57 fino a 70. La CM è stata molto più longeva perché è entrata in produzione nel 1970, ha cessato e uscita dal mercato nel 96. Nel frattempo è stata ridenominata in altro 26 modo. Anni. 26 anni. Quindi sfiora una delle macchine
più longeve sfiora. Anche qualcuno... la Pentax 6x7, introdotta nel 69, è arrivata fino al 95-96. E forse anche la prima M6, che è stata Leica M6, che è stata introdotta nell'84, è andata fuori produzione un bel po' di anni dopo. E c'è anche un caso di una Nikon meccanica che è stata in produzione, credo la FM forse, o la FM2, esattamente, per una valanga di anni. Una valanga di anni, okay. Bene. Una valanga di anni a lavagna, loro non vedono la neve, però insomma guardano Sky. Ogni tanto. La valanga. Ogni 15 anni. Ok, quindi quella è da suggerire. Bene. Le date, le date sono importanti, okay. Perché essendo una macchina che è stata in produzione a lungo, ha subito delle trasformazioni nel corso degli anni. Okay. Non tutte sono trasformazioni in meglio, anzi. Bisogna definire uno spartiacque nella produzione Hasselblad, un anno ben preciso, l'anno della morte di Victor Hasselblad, okay. Il 1978. Okay. Lui morì nel 78, la moglie morì 5 anni dopo, reggendo ancora l'azienda, quindi okay. Nell'83. A partire dall'85 in poi, l'Hasselblad cominciò a fare delle semplificazioni e delle modifiche, cioè, sulle CM. Sulle CM. Quindi tu suggerisci dei corpi CM antecedenti al 1985. Voi vedrete in sovraimposizione, in sovrapposizione nel video VH Pictures e sotto vedrete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 e adesso Sandro vi farà vedere che le matricole tanto dei corpi macchina che dei magazzini sono fatti da un numero seriale anticipato da due lettere. Quelle due lettere, prendendo il VH Pictures, ti dicono l'anno di produzione. Quella, per esempio, è questa, una... è una UV, quindi dovrebbe essere una 1971. Quindi questa si può comprare? Assolutamente sì. Va bene. Ripeto, dopo l'85 l'Hasselblad cominciò a fare delle scelte. Bisogna dire la verità. Vabbè. Introdussero, bisogna che si sappia perché questo è molto importante, fu introdotto un rivestimento protettivo del corpo macchina, la parte interna, denominato Palpas, un rivestimento autoadesivo. Protettivo nel senso che evitava anche i riflessi? Evitava i riflessi. Okay. Sostanzialmente, prima dell'avvento di questo Palpas, l'interno della fotocamera era verniciato di nero opaco. Nero opaco, perfetto. Dopo introdussero una pellicola autoadesiva. Semplificazione, perché un conto è verniciare il telaio, un conto è metterci sopra una pellicola. Io avrei pensato al contrario, ma non produco fotocamere. Il problema è che questa pellicola autoadesiva si disfa col passare degli anni, si polverizza. Balzare degli anni. Si polverizza. E la polvere va... La polvere insozza la meccanica, asciuga la lubrificazione, finisce, blocca la fotocamera. Finisce magari sulla pellicola, te la trovi a mo' di baking paper. Ti trovi i puntini. Grandioso il Palpas. Grandioso. Ma quindi? Non c'è rimedio. Non c'è ma rimedio. Quindi se uno si presenta da te con una Palpas dell'85, l'unica cosa che si può fare è spolverare, poi io applico un sistema di riscaldamento, sostanzialmente rifondo il Palpas, ma è un palliativo. Ho capito. Se io rimuovo il Palpas, al di sotto non trovo più la lamiera verniciata in nero opaco perché non era più necessario. E tu sei in grado di riverniciarla? No. Ok, perfetto, benissimo. Anche perché non fai l'imbianchino. Io non faccio il pittore ed è comunque un lavoro enorme. Perché è un lavoro enorme, signori, è un lavoro enorme. Bene. 500 cm ante 85. Benissimo. In realtà, giusto per un ultimo tassello, il Palpas è stato introdotto in via sperimentale dall'85 all'89 soltanto sui due flap posteriori sull'otturatore zero. Okay. Dall'89, visto che evidentemente aveva superato il benestare dell'azienda, è stato introdotto in tutta la fotocamera. Quindi possiamo estendere le macchine da comprare fino al 1988. Okay. Perché il Palpas sulle tendine posteriori non crea sostanzialmente okay. Nessun problema. Si toglie. Dall'89 sono guai. Dall'89 sono guai. Uomo avvisato, mezzo salvato. Bene, 500 cm. 500 cm, okay. È tutto. Perfetto. 1965 arriva la 500L. Quindi torniamo indietro. Torniamo indietro di un po' di tempo. La L è una macchina motorizzata, completamente automatica. Non okay. C'è da girare la manovella. No, completamente automatico il trascinamento. Il trascinamento. Solo il trascinamento. Quindi, perché gli automatismi per quanto riguarda l'esposizione sono tutti sono arrivati molti anni dopo. Quindi, quando parliamo di automatizzazione, dire nel senso che il trasporto della pellicola, il riarmo dell'otturatore e il trasporto della pellicola sono
La macchina poi ha un selettore di funzioni che permette di scattare addirittura a raffica, okay. Uno scatto ogni 2 secondi, però considerando... Quindi in 6 secondi ti sei su lato tutte le 12 pose. E può anche permettere funzioni come sollevamento anticipato dello specchio. Questo anche la 500 cm. Sì, però qui te lo fa automaticamente. Ah, quindi se sei su un elicottero e stai facendo delle riprese, okay, dall'elicottero e vuoi minimizzare, okay, le vibrazioni, okay, la macchina ha questa funzione. Qui abbiamo il problema delle batterie però. Il problema delle batterie è un finto problema, perché, okay, la macchina originariamente era dotata di accumulatori al nickel cadmio che oggi sono sicuramente esauriti e non più ricaricabili, ma ci sono tanti tipi di adattatori di batteria che si trovano in commercio a un prezzo accettabile e che permettono di utilizzare o le pile da 9 volt o le pile a litio da 3 volt o addirittura le pile mini stile. Quindi non più batterie ricaricabili, ma batterie, ma batterie oppure batterie ricaricabili AA, certo, okay. Ma questa modifica tu sei in grado di farla? Non c'è da fare nessuna modifica perché gli adattatori sono già previsti per essere alloggiati nel vano batteria. Ma gli adattatori devi trovare, tu non lo trovi l'adattatore? Si trovano in vendita, si trovano, sono separati. Quindi spieghiamo, tu compri la macchina, se hai nickel caldo ti devi trovare l'adattatore, quando hai trovato l'adattatore ci metti le batterie, le stilo AA o le pile da 9 volt oppure le pile 2CR5 da litio da 3 volt. Ok, perfetto. E qui, che non sono da 3, sono da 6, perdono. Ok, tu cosa, come la vedi questa macchina? Ottima macchina. È un'ottima, è una macchina perché bistrattata. Perché sul mercato, esatto, non la vedo. Ma perché? Perché il motore pesa 0,5 kg. Il blocco, capito, del motore pesa 0,5 kg. Allora, basta che ti togli una scarpa che pesa 500 grammi col Vibram e, come dire, ammortizzi il 0,5 kg. È vero. Questo sistema di trasporto elettrico non è stato fatto comunque in odor di allunaggio dell'Apollo 11? Punto di domanda. Se pensiamo che la macchina è stata progettata nel 65, 4 anni prima della missione Apollo 11, è facile. Potrebbe essere che magari NASA ha mandato un fax, un telefax. In realtà la NASA aveva già cominciato gli esperimenti con la 500C di Walter Schirra. Cioè, è stato Walter Schirra che da solo si è portato la 500C. Poi, visti i risultati dei negativi... Allora, spieghiamo, Walter Schirra, credo con una Gemini. Con una Gemini, ha fatto alcuni... Un paio di giri. Un paio di giri intorno alla Terra. Non si è portato l'astronave perché le aveva finite, quindi la NASA gliel'ha data in comodato d'uso, credo che poi gliel'abbiano tolta anche dal... nella rateizzata sullo stipendio, ma si è portato una 500C nello spazio. Quindi, prima di arrivare all'Apollo 11 e alla famosa allunaggio con le Hasselblad studiate chiaramente per l'Apollo 11, completamente diverse dalla 500C, già qualcuno le aveva portate. Quindi è facile che questa cosa sia stata fatta in, come dire, un programma futuro, un programma benissimo. Futuro. Ok, quindi questa è una macchina involontariamente sottovalutata dal mercato, perché in realtà è una macchina meritoria, esattamente come la 500C, ma il trasporto è completamente automatico. Andiamo avanti. Ne esiste una versione successiva della 500, anche qui nella 500L la prima versione aveva lo schermo di messa a fuoco fisso, poi la 500ELM, come fecero sulla 500CM, può montare lo schermo acute matte, anche acute matte, o quindi la L fisso e LM puoi cambiare lo schermo di messa. Benissimo. A fuoco. Di questa poi negli anni, anche questa è stata una macchina longeva che è durata parecchi anni, fino al 98, okay. Questa fu usata sulle missioni Space Shuttle, okay, nella versione 500 ELX. Questa è una macchina incredibilmente pregiata rispetto a tutte le precedenti. Che cos'ha di diverso rispetto alla L? Oltre a essere completamente automatica, le batterie... Quello non è una differenza, sì, anche questa. È vero. Oltre, può montare le pile mini stilo nativamente, quindi ha l'alloggiamento per le 5 pile mini stilo. Okay. Il motore è stato silenziato. Migliorato e silenziato. Per non disturbare per gli anziani, non disturbare durante gli allunaggi. Esattamente. Straordinario. Tutto il resto è rimasto uguale. No, c'è una caratteristica eccezionale. Ha lo specchio basculante. Su tutte le Hasselblad lo specchio è fisso. Quando scatti, si solleva. Okay. È una cerniera sostanzialmente. Quindi lo specchio si solleva secondo una circonferenza. Okay. Se tu monti un teleobiettivo superiore a 250 mm di focale... Vai a sbattere sulla rete posteriore. No,
lo specchio non è abbastanza lungo per mostrare nello schermo di messa a fuoco tutto il cerchio di copertura dell'obiettivo. In realtà poi sul negativo l'immagine è completa, è ovvio, ma tu non la vedi, in previsualizzazione non la puoi vedere. Questo è stato risolto su questa macchina montando lo specchio su un sistema basculante, lo specchio scivola, quindi è uno specchio molto più lungo che arretra durante la salita e permette l'utilizzo dei teleobiettivi da 250, quindi il 250, il Sony, il 350 e il 500 teletesser possono essere usati senza avere la vignetta. Questa è la differenza. Poi questa caratteristica denominata specchio gliding è stata montata anche sulla 501CM. 501CM, una delle ultime prodotte nel panorama CM. Bene, allora abbiamo lasciato il mondo delle, però tu non hai dichiarato dell'ultima, elettromeccanica, le date di produzione. Della LX è stata prodotta dall'88 al 92, se non ricordo male, è durata poco. La LX, invece quella precedente? La 500L è stata prodotta dal 65 fino al 82, se non ricordo male. Qui il giochino di... Comunque, scusa se ti interrompo, queste date si trovano sul sito hasselbladhistorical.eu, c'è tutto il prospetto con le date di produzione. Qui abbiamo usato l'annerimento della 500C o hanno usato quella... Sulla LX non c'è il Palpas, pur essendo una macchina recente. Non c'è il Palpas. Perché doveva andare nello spazio, evidentemente non era adatto alle missioni spaziali. E invece sulla L c'è il Palpas. Sulla L non c'è mai stato il Palpas. Sulle ultimissime prodotte, in sostanza il Palpas è stato introdotto nell'88, quindi tutte le macchine prodotte dopo l'88, a prescindere dal modello, ne sono afflitte. 2000 FCM. La cosa simpatica è che durante tutto il periodo in cui Hasselblad ha prodotto la 500C, la CM e la 500L, derideva sulle riviste fotografiche gli altri produttori fotografici che facevano macchine medio formato a tendina, come la Bronica, la Pentax 6x7, eccetera. Inaspettatamente arriviamo al 1977 e salta fuori la 2000 FC. Macchina con tendine sul piano focale, quindi esattamente una macchina come è stata la vecchia 1000. Ok, ritorniamo alla tendina sul piano focale. Espose l'Hasselblad da diverse critiche, ma come? Fino all'altra settimana ce l'hai menato, scusa, perché abbiamo fatto le macchine, adesso te la fai anche tu, ma questa è una macchina particolare. È vero che ha le tendine sul piano focale e quindi soffre di tutte le limitazioni delle tendine sul piano focale, tra cui il tempo sincro, che flash. È certo. Il tempo sincro per il flash è un ostacolo su una tendina così lunga, perché la sua lentezza impone un tempo molto breve. Per esempio la Bronica SQ, la Bronica S ha un tempo di un trentesimo. Facciamo un passo indietro, mentre la C e la CM possono sincronizzarsi dalla posa B fino al 500esimo, su tutti i tempi, questa si sincronizza un novantesimo. O tempi più lunghi. Okay, mentre invece altre macchine medio formato però sono più afflitte. La Pentax 6x7 ha un tempo sincro di un trentesimo, la Bronica S è un quindicesimo. Sì, perché dipende dalla velocità delle tendine. Il miracolo di questa macchina, useranno in anatomia patologica probabilmente, dove sta tutto molto più fermo. Andiamo. Il miracolo di questa macchina è la movimentazione delle tendine in soli 5 millisecondi. In 11 metri al secondo percorrono queste tendine. Sono mostruosamente più rapidi di tutte le altre. Questo ha permesso il tempo sincro di un novantesimo. Ma non basta, perché se io voglio utilizzare gli obiettivi con otturatore centrale su questa macchina, lo posso fare. Quindi io su questa macchina posso usare o l'otturatore sul piano focale a tendina quando voglio usare tempi molto rapide, oppure quando voglio sincronizzare il flash con tutti i tempi uso un otturatore centrale. Qui abbiamo di nuovo lo specchio che si solleva e anche questo è basculante. Anche questo è lo specchio basculante. Interludio interspazio su 10 Hasselblad. La maggior parte che ti arrivano per riparazione e manutenzione sono le 500C o 500CM. Ok, perfetto. Queste sono macchine rare e costose. Quando una 500CM costava 3 milioni e mezzo, questa costava 7 milioni e mezzo. Ho capito. Quindi non è parente del 3 milioni e mezzo. È una macchina molto più complessa, molto più difficile. E comunque ha il problema delle tendine. Se cambiando il magazzino tu dai una ditata e sfondi la tendina, la macchina è fottuta. Ma Presta lo risolve il problema. Ah, non lo risolve neanche Presta. Non ci sono più queste tendine.
neanche presto lo risolve. Ne ho cambiate un paio di queste tendine negli ultimi anni, ma si trovano a 350-400 euro. Non si possono usare le veneziane che si trovano, eh? Sto studiando di metterci le tendine in tela. Ok, va bene, d'accordo. Ok, quindi questa la abbandoniamo. Anche qui anni. La prima versione, la 2000 FC, non ha lo schermo di messa a fuoco fisso. Cioè non ha lo schermo di messa a fuoco sostituibile. La 2000 FCM ha lo schermo di messa a fuoco sostituibile e la sicurezza sul magazzino. Quando tu smonti il magazzino, la tendina si apre per evitare di sfondarla accidentalmente. Col pollice. Evidentemente molti avevano protestato. Ok. La successivo modello, la 2000 FCW, che è questa, permette il montaggio del motore. Un'ultima caratteristica della 2000 FCW, dove il W sta per winder, cioè motore, è che è possibile montare un motore per l'avvolgimento automatico, l'avanzamento automatico. E anche il riarmo dell'obiettivo. E anche il riarmo dell'otturatore. Il motore si monta al posto della manovella, okay. E la macchina diventa automatica. E l'alimentazione è fornita. Ci sono delle batterie chiuse qui dentro al vano. Sì, ok, batterie stilo AA. Ok, quindi non proprietarie. Non proprietarie. Ok, perfetto, benissimo. Benissimo. Anche qui siamo più sul mondo delle rarità che le macchine d'uso. Sì. Okay. Su questa linea di macchine fu approntata una linea di obiettivi specifici, gli obiettivi F a grande apertura, che non hanno l'otturatore centrale, ovviamente. Perché si usa soltanto quello focale. Quindi forse non è proprio la prima macchina da mettere in lista d'attesa, perché devi avere anche gli obiettivi. Bene, accantoniamo, andiamo avanti. Ultime curiosità, Super Wide. La Super Wide, la macchina particolarissima. Tanto se cade da presto poi la giusta. Certamente, poi sono le mie. Okay. La Super Wide è una macchina particolare. L'obiettivo è fisso, il corpo macchina è molto sottile. Siamo negli anni? La prima è stata prodotta alla fine degli anni 50. Ok. E questa è andata avanti per un bel po'. Monta il famosissimo Biogon 38. Ok. Obiettivo grandangolare con 90 gradi di angolo di campo, distorsione praticamente nulla. Nulla. Distorsione praticamente nulla, poiché non è un obiettivo retrofocale, la sua distanza focale è più corta della distanza focale degli obiettivi Hasselblad. E quindi non c'è lo specchio. E quindi non c'è lo specchio e il corpo macchina è saldato con l'obiettivo, è un blocco unico. Ok. Questa è una macchina che nelle foto di architettura regala degli scatti che sono assolutamente strepitosi, perfettamente corretti, non ha nessun tipo di distorsione. Macchina molto costosa. E anche questa è stata prodotta in diverse versioni, dove la SVC, questa è una Super Wide C o SVC, e questo è il secondo modello, il terzo modello, perché i primi due modelli, la Supreme Wide e la Super Wide, sono modelli troppo vecchi da comprare. Se si desidera una di queste macchine, è meglio comprare la Super Wide C, questa, o la versione CM, che aveva la possibilità di montare il dorso Polaroid con questo zoccoletto spostato un pochino più in basso. Poi dopo sono arrivate le versioni con gli obiettivi CF. Ok, perfetto. E l'ultima macchina... Last but not least. Questo gingillo... Gingillo? È un gingillo. La Flex Body è una macchina che permette di montare gli obiettivi Hasselblad e dispone... No, produzione Dalal... Ultimi anni 90, due o tre anni durata in produzione questa macchina. E permette di fare i movimenti di basculaggio del dorso e di decentramento del dorso. È un microbanco ottico. È un microbanco ottico, purtroppo soffre del fatto che dovendo montare gli obiettivi Hasselblad normali, che hanno un cerchio di copertura per una fotocamera a corpi rigidi, non hanno un gran possibilità di movimento. Certo. E a questo scopo l'Hasselblad, parallelamente a questa, mise in commercio anche un'altra fotocamera, l'Arc Body, che montava degli obiettivi Rodenstock speciali con un cerchio di copertura maggiorato in modo da poter sfruttare decentramenti e basculaggi superiori. Va bene. Macchine costosissime. Ok, allora con i corpi abbiamo finito. Con i magazzini, brevissimamente, perché i magazzini sono tutti equivalenti tra di loro. Esistono 12 pose, 6x6, 16 pose 6x4,5, 24 pose 6x6, che possono essere usati tranquillamente per la pellicola 220. Per la pellicola 220 non c'è più, speriamo che la ritaglino la pellicola 220. Speriamo che la ritaglino.
In ogni caso il magazzino 220 può essere usato normalmente per fare le 12 pose, arrivate alla posa 12 il magazzino non si blocca automaticamente, bisognerà poi riavvolgersi manualmente alla pellicola fino alla fine. Okay. Ed è esistito anche un magazzino per 32 pose 6x4,5 per la pellicola 220, poi sono esistiti due magazzini molto rari, il 12V che permetteva di fare gli scatti verticali 6x4,5, ma sono 12 pose, quindi non ha proprio senso, perché allora usi un magazzino normale, certo, e ti ritagli il negativo. Certo. E poi un magazzino speciale per la pellicola 135. Ok, quindi un po' come l'accessorio, come il Rolleiflex di Rolleiflex praticamente. Sì, più o meno sì. Okay. Credo che sia... Poi ci sono i magazzini Polaroid per il film pack 80 e 100 che non esistono più, quindi non hanno più nessun significato. Quindi in ogni caso i magazzini, anche se sono decisamente differenti, anche se tra l'altro nessuno ha il tastatore come Rolleiflex. No. Ma una domanda, come mai Rolleiflex già negli anni 50 su alcuni modelli montava il tastatore, quindi permetteva di posizionarsi in automatico sul primo fotogramma, e Hasselblad non ha mai messo il tastatore? Perché Heidecke era un fanatico, è un fanatico della qualità, voleva il meglio del meglio del meglio. Qui non è questione di qualità, è questione soprattutto parlando sicuramente di social, è più comodo. Ma certo che è più comodo, però ci saranno stati dei brevetti Rolley ancora in essere nel momento in cui Victor Hasselblad è arrivato sul mercato. Quindi con la però smart, possiamo anche dire che Rolleiflex, parlando della 28F, 35F, delle macchine col tastatore dove non devi far collimare le frecce di lineamento della carta con le frecce all'interno del collo, rimane la macchina 6x6 più veloce da caricare che esista sul pianeta, perché anche quelle elettriche che abbiamo visto prima bisogna in ogni caso portare la pellicola in collimazione. Vedo degli obiettivi. Vedi degli obiettivi. Non è Iena, Pinsky, permettimi di tornare un attimino indietro sui due magazzini. Ce ne sono due versioni: magazzino automatico con la manovellina di plastica che tutti conoscono e magazzino non automatico, che è questo. In questo magazzino si deve girare il gallettino, perché la manopolina non c'è. Okay. Si gira un galletto guardando dallo spioncino il numero della pellicola che sulla carta, che è stampato sulla paper, carta per arrivare al primo fotogramma. Okay. Quando vedi apparire il numero 1, gira all'incontrario la manovella e a quel zero, punto diventa automatico. E a quel punto diventa automatico. Ok, perfetto. Questi sono più robusti, i vecchi. I vecchi sono più robusti. Anche perché la manovellina di plastica, quando il magazzino prende un colpo, si rompe e non c'è più la possibilità di metterlo. Okay. Parlando delle guarnizioni, magazzino? Le guarnizioni andrebbero cambiate ogni 2 anni. Esistono? Certo. C'è un signore qui di Cogoleto, quindi qui vicino a Genova, che ha rimesso in commercio le guarnizioni per i magazzini Hasselblad, che sono di un materiale particolare. Sono di un materiale particolare, è una lamina di plastica nero con una gomma piuma dentro e un feltrino. Okay. Possono essere anche cambiate in autonomia, bisogna dire la verità. Però bisogna dire che il magazzino va revisionato frequentemente, non molto frequentemente, come la fotocamera, perché dalla perfetta pulizia dei meccanismi e degli ingranaggi dipende la corretta spaziatura dei negativi. Ah, ok, perfetto. Fondamentale. Okay. Questi magazzini, quando sono sporchi, manifestano due tipi di difetto: o si accavallano i fotogrammi, oppure li spazi eccessivamente, oppure quando gira la manovella... Beh, magazzino donato non si guarda in bocca, se si accavallano donato, prego. Oppure quando giri la manovella, invece di fermarsi in posa 1, va avanti e tutta la pellicola si arrotola alla fine. Che spiacevolezza. Quindi qua invece sui magazzini, quindi addirittura qui meno sono recenti, meglio quasi è. Sì. Un'ultima cosa, è sempre meglio avere la macchina... anche se armata, scarica o carica? Allora, tutte le operazioni di montaggio e smontaggio obiettivi e magazzini vanno fatti col corpo carico. Ok, ma quando tu quando metti via non la macchina... si usa, si deve scaricare tutto, perché le molle non restano in tensione. Ok, quindi questo... Ci sono molle nel corpo macchina, poi vedremo dopo, molle nei magazzini, molle negli obiettivi. E per quanto riguarda la volée... Per quanto riguarda la volée è meglio tenerla estratta quando non si usa il magazzino, perché si rilassa la gomma piuma, che non resta schiacciata. E il signore di Cogoleto è più contento. Ho capito. Quindi via la volée. Via la volée. Ok, va bene. Allora direi, qui vedo invece del materiale di Oberkocher. Bene. Corretto. Gli obiettivi possono essere divisi in due grandi famiglie. Facciamo un po' di spazio. Facciamo un po' di spazio. Le due grandi famiglie sono gli obiettivi della serie C, i primi prodotti, quindi dal 57 fino al 74, e quelli prodotti Zeiss, stiamo parlando Zeiss. Assolutamente, ci sono state anche delle rare puntate in Opton Zeiss, ok, vabbè, per motivi insondabili. Bene.
e a partire dal 1982 gli obiettivi della serie CF. Okay. Questa discriminazione è importante perché ci sono delle caratteristiche che hanno gli obiettivi C e CF che è bene conoscere. Gli obiettivi C sono di due sottospecie. La prima versione cromata, l'obiettivo è interamente cromato, molto bello, okay, molto elegante. Questo non ha il trattamento antiriflesso T-Star, okay, che fu introdotto a partire dal 74 con la versione in livrea nera. Trattamento antiriflesso che serve sia con la negativa colore che con la diapositiva che è relativa bianca e nero. Trattamento antiriflesso più evoluto permette di abbattere la perdita di contrasto. Perché non hanno messo il trattamento antiriflesso? Non era ancora stato sviluppato, cioè in realtà era già stato sviluppato, ma non avevano deciso di farlo industrialmente, evidentemente. Ok, va bene. Quando tieni presente che il trattamento antiriflesso fu ideato dal dottor Smakula negli anni del Smakula, un ungherese se non ricordo male, negli anni del nazismo, lavorava in Germania questo signore. Okay. La scoperta fu immediatamente secretata dal regime nazista perché gli serviva per produrre degli obiettivi da ripresa per andare a spiare il nemico. Ok. Quando poi, perché il nemico è alle porte, come si dice al cinema. Benissimo. Quando poi decaddero tutti i brevetti dalla Germania, questo trattamento fu esteso lentamente. Okay. Adottato. Quindi da qui abbiamo il trattamento T. Qui abbiamo il trattamento Transparency, cioè T-Star. Okay. Qui no. Quindi questi obiettivi, che pure sono validissimi, meccanicamente sono assolutamente identici, i cromati e i neri, non c'è, okay, nessuna differenza tra l'uno e l'altro, a parte il trattamento antiriflesso. Questi però, visto che non hanno il trattamento antiriflesso a tre strati, ma a strato singolo, perché c'è, ma è a strato singolo, okay, necessitano del paraluce, obbligatoriamente. Domanda, ma col paraluce lavorano come l'altro? No. No. Quindi sono sempre da usare. Suggerisci? Quindi suggerisco di comprare i C neri. Questi si possono comprare perché, avendo appunto un trattamento antiriflesso più modesto, hanno comunque un'estensione tonale sul negativo più garbata. Okay. Però ti espongono al problema di flare, riflessi parassiti, caduta di contrasto del negativo, per un controluce anche parziale. Ok. Quindi questo è uno sfizio, questo obiettivo è da comprare per sfizio. Ho capito. Per capire com'è, per vedere com'è, okay, quei prezzi che ci sono oggi, non lo so, però insomma, mi rendo conto. È questo. Questo invece è da preferire. Prodotti, okay, quindi fino al 1974. Okay. Arrivati al 1982, rivoluzione nel mondo Hasselblad, viene introdotto l'obiettivo CF. Ok. Questo obiettivo è peggiore. È peggiore, è peggiore molto peggiore meccanicamente. No, allora, prima parliamo otticamente. Otticamente sono sostanzialmente tutti equivalenti, a parte quelli cromati. No? Peggiore a livello meccanico. Sono peggiori a livello meccanico. Qui le ottiche furono ricalcolate, quindi non sono gli stessi progetti ottici della, okay, serie C, perché dovettero togliere il piombo dalle mescole delle lenti, okay, e quindi furono ricalcolati, okay, tutti quanti. Però alla resa dei conti, sostanzialmente i negativi sono la stessa cosa, non si possono... Ecco. Quindi forse questi sono un pochino più sgarbati sullo sfocato, perché hanno le cinque lame del diaframma che sono rette, quindi disegnano un pentagono secco, mentre questi hanno le lame arrotondate, quindi disegnano, okay, un cerchietto. Come anche Rolleiflex che ha le lame. Come anche Rolleiflex, sono, okay, gli stessi otturatori che trovi qui, sono gli stessi otturatori della 2.8 Rolleiflex, assolutamente. Okay. E gli stessi diaframmi anche. E gli stessi diaframmi. Perfetto. E poi invece gli altri, questo obiettivo ha molta plastica al suo interno. Tutti, okay, gli anelli di azionamento interni degli obiettivi che comandano quindi le varie funzioni, dei tempi dell'otturatore e i valori del diaframma, okay, sono di plastica. Quindi se questo obiettivo casca per terra, poi anche tutte queste leve di comando, il pulsante dell'anteprima della profondità di campo, okay, il pulsante che accoppia le due ghiere, tempi, okay, e diaframma, se questo casca e si rompe questa parte qua, neanche tu sei in grado, no, di perché non ci vogliono i ricambi. Questi invece sono interamente di metallo, tranne la plastica dell'isolamento del flash per ovvi motivi. Ce ne rendiamo conto. Bene, direi a questo punto. Permettimi, ultimo permesso. Gli obiettivi della serie F, quelli speciali per l'Hasselblad a tendine, okay, che sono dei CF sostanzialmente, okay, senza l'otturatore interno, okay, sono potenzialmente a rischio di essere inutilizzabili nei prossimi anni, perché non hanno l'otturatore, ma la fotocamera deve comandare il diaframma. Assolutamente. E lo fa tramite un asse che ha una camma di plastica. Okay. Questa camma di plastica disgraziatamente è fusa intorno all'alberino di acciaio. Quando questa plastica si sgretolerà, perché la plastica si fragilisce col corso degli anni e si separa dall'alberino, non può più comandare il diaframma. E tu anche tu nelle tue... Non ci sono ricambi. L'obiettivo quindi resta a tutta apertura. Ah, vabbè, ok, d'accordo. Vabbè, quindi bisogna fare uno sfocato creativo. Un obiettivo crepuscolare. Bene, a questo punto... Beh, intanto grazie mille di questa disanima, come abbiamo detto, Sandro, grazie ovviamente della ospitalità.
cerchiamo. Comunque nel frattempo ringrazio Sandro per il tempo che ci ha voluto dedicare, che vi ha voluto dedicare, e ringrazio voi per il tempo che mi avete, ci avete voluto dedicare. Un ringraziamento come sempre dal vostro affezionatissimo, iridescente, senescente, anche tu hai una senescenza, ma soprattutto monocromatico, Gerardo Bonomo. Valdain, e alla prossima. Ciao Sandro. Ciao.